Ciao amici, eccoci in questo video dove vi porto con me a fare un giro per San Benedetto del Tronto. Vi chiedo scusa per le riprese mosse, ma le ho girate tutte con il mio iPhone e dunque iniziamo il nostro giro che parte proprio da qui, dal lungomare sud. Eccoci amici. La nostra passeggiata inizia dal lungomare di Porto d'Ascoli. In realtà Porto d'Ascoli non esiste più, è il nome che diamo noi alla parte sud di San Benedetto del Tronto, perché una volta Porto d'Ascoli era frazione di San Benedetto del Tronto, ma adesso siamo soltanto San Benedetto del Tronto. Potete vedere il lungomare qui, l'ho mandato più veloce perché comunque è un lungomare lungo quasi 5 km. Questa è la parte sud che è stata fatta nuova negli ultimi anni e come vedete il lungomare è stupendo, siamo chiamati la Riviera delle Palme. Per farsi un giro in bicicletta, una corsetta, c'è una pista ciclabile stupenda e ci sono anche delle oasi come questa che vedete in questo preciso istante, dove potersi riposare, delle panchine, godere il panorama. Insomma, io amo il lungomare, ogni volta che torno vado lì a correre, a fare una passeggiata. Ecco, qui sta per terminare la parte del lungomare sud e come potete vedere sta per iniziare, ecco, è iniziato ora il lungomare nord. Questa è la parte vecchia, il lungomare vecchio. Ecco un dettaglio dello svincolo tra il lungomare sud e il lungomare nord, ma nei prossimi anni l'obiettivo è quello di rinnovare anche questa parte di lungomare. E più tardi vi farò vedere anche le spiagge ovviamente. Proseguendo verso il centro di San Benedetto, quindi verso nord, inizierà anche l'altra parte del lungomare ristrutturato. Ecco qui. Qui sono io che passeggio e riprendo sempre con il cellulare, vi chiedo scusa per le inquadrature un po' mosse, un po' movimentate. Quelli che vedete sulla destra sono quelli che tutti chiamano lidi, ma noi chiamiamo chalet. Dove vai al mare? In quale chalet vai? Lo chalet per noi è il lido. E sono davvero molto molto belli alcuni lidi delle nostre parti, della nostra San Benedetto. Questo è un dettaglio della fine del lungomare, appunto lungomare nord. Qui finisce il lungomare. Hanno fatto anche dei giardini con gli attrezzi per fare palestra, fantastici. Ecco, questo è un monumento famosissimo. Lavorare, 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 preferisco il rumore del mare. Quando lo misero non accolse subito il gradimento del pubblico, ma adesso per noi per me è molto bello. Poi non so per i miei compaesani, ma io lo apprezzo tanto e poi verissimo, preferisco il rumore del mare. Andando avanti, questo è il giardino sul mare, bellissimo, l'hanno fatto negli ultimi anni e quello lì che vedete è il monumento del pescatore. In pratica è un pescatore vestito con gli abiti appunto che servivano per richiamare l'attenzione quando c'era la nebbia e la classica tromba che usavano per appunto dire che stava arrivando la nebbia sul mare. Anche quello conosco persone che se lo sono tatuate, quel monumento lì. Andando avanti arriviamo al molo, molo che io amo, adoro. Pensate che è un museo all'aria aperta, infatti i massi che vedete sono scolpiti, tantissimi sono scolpiti ed è pieno di sculture. In questo punto potete ammirare anche tante barche turistiche, mentre più a nord c'è il braccio con il porto peschereccio, ci sono tantissime barche da pesca, davvero davvero belle da vedere. Non le ho riprese in questo video, ma se capitate a San Benedetto vi consiglio anche di andare a fare un giro al Molo Nord perché è davvero bello. Ecco, questa sono io che bevo nella fontana
da cui esce l'acqua dal seno. A me fa sempre tanto ridere ogni volta vado lì a bere. Il monumento che vedete lì tondo invece è dedicato al gabbiano Jonathan Livingston. Anche di quello conosco persone che se lo sono tatuato. È stupendo. Amici, questo è uno dei posti più belli per noi di San Benedetto, il Molo, un posto dove veniamo soprattutto d'inverno, correggimi se sbaglio, veniamo per guardare il mare, Beh, noi siamo riflettere. di qui, veniamo quasi più d'inverno che d'estate. Sì, d'estate è molto più turistico, d'inverno il mare è per pochi. Il mare, veniamo a noi, mare. Ecco, questo è il nostro mare. Come vedete, l'acqua è discretamente pulita. Non possiamo paragonarci al mare del Sud Italia, chiaramente, però San Benedetto è caratterizzata da queste spiagge ampissime, super comode per stare tranquilli anche con la famiglia, con i bambini, sono super attrezzate e l'acqua, come vedete, non è male, ecco. Ci facciamo tutti il bagno tranquillamente, dei giorni più pulita, dei giorni più sporca. Sicuramente non è il nostro punto forte, ma non possiamo assolutamente lamentarci. Queste sono riprese fatte a fine settembre, una mattina soleggiata. Una cosa che mi piace tantissimo dire a chi non è mai stato a San Benedetto è che il martedì e il venerdì mattina in centro c'è il mercato. Questo è un dettaglio della fontana che è in pieno centro. Mi dispiace non aver fatto delle riprese proprio al centro cittadino, se non queste qui al mercato. Comunque è davvero bello anche il centro. Vi consiglio di andare a fare una passeggiata sempre proseguendo. È pieno di parchi, di pinete. Per i bambini penso che sia proprio perfetta San Benedetto. E sul lungomare sono presenti anche altri parchi per fare sport, ma un po' tutta la città è sempre, il verde è sempre presente. Abbiamo anche lo stadio, la Samb è la nostra squadra e accanto c'è il paninaro famosissimo Palmarea, mentre poco accanto, proprio vicinissimo, c'è in questo, il momento che ho fatto la ripresa c'era il circo, altrimenti c'è il Luna Park d'estate. Dunque, amici, il nostro giretto a San Benedetto è finito. Chiaramente potevo farvi vedere altre mille cose, come il paese alto e molto, molto di più. Avrei potuto farvi vedere meglio il centro. Magari in un altro video vi farò vedere altre cose. Comunque, credo che con queste immagini, con queste riprese, vi siete fatti un pochino un'idea di questa bellissima cittadina sulla costiera marchigiana. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!